Buongiorno. Come già chiaramente illustrato dagli interventi precedenti, nello sviluppo tipico il neonato utilizza i cinque sensi per conoscere il mondo ed integrando le esperienze sensoriali struttura degli schemi percettivi. Piaget parla appunto di sviluppo sensomotorio. Il bambino con autismo presenta invece delle reazioni anomale agli stimoli sensoriali, per cui semplificando possiamo dire che presenta una ipersensibilità o una iposensibilità. I disturbi della sensorialità toccano tutti i sistemi sensoriali, con svariati tipi di alterazioni, che interagiscono significativamente con la costruzione e la comprensione della realtà. Come abbiamo già sentito, Meltzer parla appunto di smontaggio sensoriale, in cui il bambino è integro nelle funzioni sensoriali, ma non riesce ad integrarle. La dottoressa Di Renzo scrive: attraverso la percezione non vi è un'apertura al mondo, bensì i sensi diventano delle barriere, un movimento verso l'interno come salvaguardia di possibili aperture all'esterno. Il bambino non riesce a stabilire un contatto con il mondo esterno e risponde alle sollecitazioni con ulteriori smontaggi che innescano autostimolazioni. Nel primo video che andremo a vedere vi sono due bambini di età compresa fra i 4 e i 5 anni. Nonostante l'età, vi è un'assenza di linguaggio ed un gioco che è di tipo sensomotorio. Vi è quindi un'esplorazione delle caratteristiche fisiche dell'oggetto, che viene preferito alla persona stessa. Proprio perché vi è una chiusura all'altro, è necessario che il terapeuta sia in grado di attendere. Nella terapia occorre innanzitutto considerare l'unicità del bambino, per cercare di comprendere l'ipersensibilità o l'iposensibilità, i sensi privilegiati in quel momento e scoprire di volta in volta il canale aperto, proprio per non proporre stimoli irrilevanti o ancor peggio confusivi. Vedrete infatti che la stanza è vuota e vi è soltanto un telo blu. Inoltre, uno dei bambini inizia a vocalizzare, e la terapeuta si aggancia a questo vocalizzo, ripetendo più e più volte lo stesso suono per tranquillizzare il bambino e dare un ritmo allo scambio e all'attività sensomotoria. È infatti necessario che il terapeuta lasci che il bambino utilizzi la modalità sensoriale che preferisce per controllare la percezione. Occorre inoltre aggiungere che è necessario alternare momenti di proposte a momenti di pausa, per evitare il sovraccarico di stimoli e permettere al bambino di ritrovare il suo spazio e il suo tempo. Nel video si nota infatti che inizialmente uno dei due bambini non è incluso nel gioco del telo, ma rimane sdraiato sul pavimento. Solo successivamente, quando i livelli di ansia sono diminuiti ed il bambino è riuscito a guardare nel viso la terapeuta, iniziando a vocalizzare, la terapeuta stessa ha capito che quello poteva essere il momento per prenderlo e per includerlo nel telo con il suo compagno. Vedrete infatti che in quel momento il bambino è rilassato, riuscirà a condividere uno spazio ristretto e guarderà il compagno da una distanza molto ravvicinata. Oh,
Spesso il terapeuta ha la necessità di riflettere sulle forme sensoriali, sui manierismi e sulle stereotipie del bambino, per cercare di comprendere il modo di vedere e di interpretare il mondo di questi bimbi. Inoltre, tale bisogno nasce anche dal senso di frustrazione e dal senso di impotenza che talvolta l'adulto vive nell'essere tagliato fuori dalla relazione. Nonostante questo senso di frustrazione dell'adulto, occorre ricordare che le autostimolazioni sono rassicuranti e rilassanti per il bambino. Pertanto non si può pensare semplicemente di interromperle, perché ciò genererebbe angoscia, ma occorre entrare nelle loro sensazioni, rispecchiando i movimenti e trovando pian piano un punto di contatto e di scambio. È proprio contattando il bambino nel suo manierismo, nella sua stereotipia, che lo si può rassicurare sulla bontà dello scambio con il mondo esterno. E solo così si può provare a modificare il significato della ritualità, non più per isolarsi, ma per aprirsi, per contattare l'esterno. Aprirsi all'esterno vuol dire costruire un io che è ancora disintegrato. Nel video, lo strumento sensoriale usato è la pittura, che con la sua vischiosità, il suo calore, permette di vivere un'esperienza piacevole, che al tempo stesso cerca di stimolare il contatto e lo scambio con l'adulto e con i coetanei. Aspettare, farsi spalmare la pittura sulle mani e sui piedi, condividere la stessa modalità di manipolare il materiale a disposizione, camminare a piedi nudi e sporchi sul foglio, condividere lo stesso spazio, e soprattutto lasciare una traccia di se stessi come primo passaggio alla dimensione simbolica. Permesso. La capacità di attesa costituisce un obiettivo terapeutico a lungo termine e di fondamentale importanza, poiché permette al bambino di sperimentare la fiducia nell'altro, che è lì per me, arriverà e mi aiuterà a scivolare. Quindi la possibilità di strutturare un nuovo modo di relazionarsi all'altro e di strutturare cognitivamente una forma di prevedibilità con azioni piacevoli e divertenti. Avrete infatti notato come il bambino aspetta che la terapeuta si avvicini a lui, conti 1, 2, 3 e poi gli dia il via. Inoltre la disponibilità del bambino a farsi aiutare, farsi prendere per scivolare. In questo video tutto nasce da quella che inizialmente risulta essere una corsa stereotipata e da finalistica del bambino, dove però c'è una frazione in cui il bambino aggancia e si lascia agganciare dal mondo esterno, dal terapeuta. Il bambino cerca e ricerca lo sguardo dell'adulto, sintonizza la sua corsa alla corsa e alle espressioni del terapeuta. I due si sintonizzano per ottenere un gioco sensomotorio dove i sensi, che iniziano ad integrarsi tra loro, permettono un'apertura al mondo esterno. Il bambino corre divertito e ride, cercando ed accettando il contatto corporeo, il solletico del terapeuta, anche lui emotivamente coinvolto nella relazione. Sul tetto della casa non si può salire. Adesso ritorna il fantasma, eh? Giorgio! Torna!
Arriva il fantasma, attenzione. Attenzione alla capuccetta. In questo video si evidenzia il passaggio al gioco simbolico. I bambini introducono infatti un elemento di fantasia nel gioco e agiscono come se fosse reale. In questo caso il tavolo con una coperta funge da rifugio e la terapeuta con il viso coperto da un telo diventa un fantasma che vuole catturare i bambini. La finzione è la manifestazione dell'abilità di mentalizzare. Il bambino è consapevole dello scarto tra fantasia e realtà. Bion parla di attività mentali che, partendo dalle impressioni generali e dalle emozioni, giungono alla formazione del pensiero, prima come immagini mentali, poi come funzione cognitiva, ovvero i modi in cui la mente arriva alla creazione di simboli per rappresentare gli stati mentali, disegno, scrittura, linguaggio. E è proprio attraverso il linguaggio i bambini nel prossimo video raccontano e rappresentano un viaggio compiuto dal papà di un membro del gruppo dall'Italia all'Argentina. Si cerca quindi di rappresentare attraverso il gioco simbolico un viaggio realmente avvenuto, cercando anche attraverso la musica di dare un colore, una connotazione emotiva all'esperienza. Il telo, che nel primo video che vi ho mostrato era usato in modo sensomotorio, ora finge prima da mare e poi da nave. I materiali psicomotori sono degli scogli dai quali tuffarsi. Da notare che ora si possono aggiungere particolari, poiché gli stimoli aggiuntivi, che nel primo video non si potevano inserire perché confusivi, ora permettono di ampliare il bagaglio emotivo dell'esperienza. Pertanto nella scena vedrete il telo, ma anche i materiali psicomotori, la musica, lo scambio verbale. Uno scontro in piscina! Bambini arrivati qui dopo un lungo percorso. Non mi tirare l'acqua, capito? Musica balletta, chissà.
Infine, vi è la rappresentazione grafica di ciò che si è vissuto con la fantasia. Il disegno coinvolge molteplici facoltà che questi bimbi, con grande sforzo e pazienza, sono riusciti ad acquisire. Memoria, attenzione, percezione, linguaggio non verbale, capacità decisionale. Inoltre, il bambino, davanti al foglio bianco, deve risolvere problemi legati alla dimensione spaziale e alla capacità di rappresentare in modo bidimensionale una situazione, un oggetto, che nella realtà è tridimensionale. Senza dimenticare che anche nel disegno il bambino fa finta, perché con lo stratagemma dello stare per può percepire nel disegno molto più di ciò che crediamo di vedere noi adulti, che, come dice Gallino, perduta la creatività infantile, pensiamo sia razionale e logico solo ciò che in realtà è convenzionale, abitudinario e conforme alla nostra visione pregressa. Grazie.